Tendenze moda autunno assolutamente portabili anche dopo i 40 anni. Ciao a tutte e benvenuti a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi e manuali dove insegno a fare decluttering, ma soprattutto a curare al massimo il nostro stile, a mixare quello che abbiamo già e a integrare anche le nuove tendenze nel nostro guardaroba, creando tantissimi nuovi outfit che ci donino, ci valorizzino al massimo. Insomma, creare la versione 2.0, la migliore versione di noi stesse. Di tutti i miei corsi manuali, tra l'altro, trovate i link qua sotto nella descrizione, per cui siete senz'altro invitate a dare un'occhiata. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento a me caro e anche uno degli argomenti preferiti da chi mi segue su questo canale, e cioè le nuove tendenze moda. Con questo non voglio assolutamente dire che l'estate sia finita, anzi, soprattutto qui al nord, quest'anno abbiamo avuto un'estate, un inizio estate un po' turbolente, il tempo non era sempre bello, ha fatto persino freddo, per cui io auguro a me stessa e anche a tutte voi che l'estate possa durare ancora a lungo. Però se c'è una cosa che io trovo sempre estremamente piacevole ogni anno è quando fa ancora caldo, quando sappiamo che abbiamo davanti noi almeno ancora qualche settimana di tempo splendido ed estivo per indossare e sfoggiare tutte le cose belle ed estive che abbiamo nel nostro guardaroba, è quello di dare un'occhiata alle tendenze della moda che verrà. E di tendenze, ormai lo sapete, ce ne sono sempre tantissime. Alcune sono portabilissime, magari erano già presenti nelle collezioni, nelle stagioni precedenti, per cui magari abbiamo già tante cose nel nostro guardaroba. Altre magari sono un po' più strane, per cui sì, sono belle magari da guardare, da ammirare sulle passerelle, però sappiamo già che ben difficilmente passeranno dalle passerelle alle strade, alla moda indossata realmente dalle donne. Per cui oggi, per questo video, ho scelto 10 tendenze moda di quelle che ci proporranno gli stilisti quest'autunno, che secondo me sono assolutamente portabili a qualsiasi età, quindi anche over 40, over 50, over 60 e via dicendo, ma al tempo stesso, diciamo, introducono qualche elemento di novità e di interesse nei nostri soliti outfit. La prima nuova tendenza che a me piace particolarmente in quanto amante dei look monocromatici sono i cosiddetti outfit tonali. L'outfit tonale è praticamente una versione a sé stante del classico outfit monocromatico, cioè realizzato dalla testa ai piedi nello stesso colore, perché prevede praticamente sì il vestirsi in una stessa tonalità di colore, ma usando e sfruttando sfumature di colore diverse, non solo sfumature di colore diverse, ma anche magari stampe, texture, strutture e lavorazioni di tessuti diversi. Quindi magari potete provare ad accostare tessuti più lucidi ad altri più opachi, a tele più grezze, ad altre più a trama sottile, più levigate, altre magari operate con altre più lisce e via dicendo in un unico outfit, sfruttando appunto sfumature leggermente diverse dello stesso colore. Questo crea senz'altro dell'interesse aggiuntivo in un outfit monocromatico, lo movimenta anche un po', permette anche di giocare meglio con le nostre proporzioni, sfruttando proprio il potere di queste sfumature più chiare e più scure. Per cui per me, quantomeno, è senz'altro una tendenza promossissima che senz'altro adotterò. Una seconda tendenza, questa invece viene ripresa dritta dritta dalla primavera estate, è quella del crop top, o se non vogliamo indossare quei top che lasciano scoperto l'ombelico, la pancia, io senz'altro non intendo farlo, è quello di usare comunque dei top, delle bluse, delle maglie corte, corte in vita, ma che tengano coperte tutto il necessario, naturalmente le trovo anche più adatte alle temperature autunnali. Questo che permette innanzitutto di definire bene il punto vita, perché se le cose terminano in uno dei punti più sottili del nostro corpo, chiaramente ci valorizzano anche e rendono la nostra silhouette ultra femminile. Inoltre, secondo me, i crop top o comunque i top abbastanza corti che finiscono in vita invece di scendere verso i fianchi, permettono di indossare molto bene altri capi di moda del momento, come pantaloni e gonne a vita un pochino alta, creando anche qui delle silhouette ultra femminili e interessanti. Perciò questa è un'altra di quelle tendenze del prossimo autunno con cui intendo assolutamente sperimentare.
Un'altra tendenza forte, questa un po' tutti gli autunni, ma quest'anno si ripete, è quella delle maglie e dei cardigan, che andranno davvero in tutte le salse, non solo maglioni chiusi, quindi quelli ci sono più o meno sempre, ma come già l'anno scorso, e io avevo dedicato al cardigan un intero video, anche appunto questa versione aperta del maglione della maglia andrà ancora tantissimo. Anche in questo caso si trovano moltissimi modelli cropped, quindi corti in vita, per cui vi invito senz'altro a sperimentare. Chi di noi non ha dei maglioni nel guardaroba e se vogliamo fare un po' di shopping e comprare qualcosina in più, naturalmente possiamo sperimentare con queste nuove lunghezze. Un'altra tendenza forte di quest'autunno, questa abbastanza nuova, devo dire, sono i cosiddetti nuovi neutri, cioè tonalità di colore che in qualche modo rientrano nella categoria dei toni di colore neutro, ma sono anche un po' diverse, per cui si tratta di tonalità come per esempio un arancione brunito, un color caramello particolarmente intenso e caldo, ma anche il color ocra, tutta la tonalità dei nocciola, dei castagna, che magari nelle ultime collezioni non erano più tanto presenti, quest'anno ritornano di gran moda. Per cui le troveremo senz'altro anche nei negozi, a partire dalle grandi catene, ma anche magari nelle boutique, e quindi diamo senz'altro un'occhiata perché sono colori nuovi che magari se abbiamo la fortuna di averli anche nella nostra palette armocromatica ci aiutano senz'altro a rinnovare i nostri outfit. Parlando sempre di colori, un'altra tendenza, anche questa viene in realtà dalla primavera estate, viene trasportata dritta dritta nell'autunno-inverno. Un'altra tendenza di colore, dicevo, è quella del verde prato. Questa tonalità che abbiamo visto moltissimo nei negozi, a partire da Zara o da altre catene, ma anche nelle boutique di lusso, infatti andrà di gran moda anche quest'autunno. Per cui se è un colore che ci piace, se amiamo queste tonalità di verde un po' vivace, proviamo magari ad accostarle a tonalità più sottotono, più neutre, quelle tipiche dell'autunno, perché possono creare senz'altro accostamenti interessanti. Parlando invece di accessori, una tendenza forte di questo autunno-inverno è un grande ritorno che farà la borsa shopper. E qui se ne vedranno davvero di tutte, sia in versione maxi che in versione un pochino più piccolina, e soprattutto anche a livello di forme vedremo un po' di tutto, dalla classica quadrata o rettangolare fino alla moda proprio del momento, che è quella della borsa rotonda. Per cui vedremo delle bellissime shopper anche in forme a cui magari non eravamo tanto abituate. Se perciò vogliamo investire anche in accessori, date senz'altro un'occhiata, anche qui cerco di linkarvi qua sotto perché ho visto delle cose davvero molto belle online. Un'altra tendenza, di questa vi ho già parlato, anzi le ho dedicato un intero video qualche giorno fa, è la seta e il satin. Sono due materiali naturalmente molto classici e praticamente eterni per tutte le virtù che questi materiali, queste fibre naturali hanno. Ma quest'anno tornano in abbinamenti assolutamente adatti anche all'autunno-inverno, infatti la seta è anche un ottimo isolante, tiene freschi in estate ed inverno ci tiene ben protetti dal freddo e si accosta soprattutto molto bene a materiali più caldi e opachi, come per esempio la maglia di cashmere, i maglioni, quelli belli grossi operati. Per esempio, potremmo pensare di acquistare qualche camisole, qualche canottierina come quella che indosso io oggi e indossarla in modo da lasciarla sbucare un po' sotto un bellissimo maglione di cashmere caldo e avvolgente. Insomma, anche sotto un cappotto di cashmere o comunque di una bellissima lana, con sopra un cardigan lasciato aperto, questo tipo, diciamo, di materiale, sia la seta che il satin, danno naturalmente il meglio, così come per la sera, naturalmente declinate in vari capi, abiti, ma anche bluse e camicie adattissime alla sera, e naturalmente la classica gonna midi che ormai praticamente ogni donna ha nel suo guardaroba in seta o in satin. Un'altra tendenza dell'autunno molto sentita sarà quella degli stivali e degli stivaletti dai toni metallici. Andrà tantissimo lo stivaletto argento, magari lasciato sbucare sotto un paio di denim in tela grezza o di jeans in tela grezza, oppure proprio lo stivale, che è quello che arriva al ginocchio, argentato, anche dorato, magari in una tonalità un pochino smorzata, sotto gli abiti midi e maxi, o anche sotto il cappotto cammello classicissimo,
fanno la loro figura. Questa è senz'altro una tendenza interessante se volete dare subito un tocco innovativo che parli proprio della nuova moda di stagione a ogni vostro look, perché un paio di stivaletti o di stivali in una tonalità del genere si prestano davvero a infiniti abbinamenti e sono adatti anche magari più avanti nell'anno durante le feste per creare tanti outfit interessanti. Un'altra tendenza dell'autunno-inverno è quella dell'animalier, e come sapete l'animalier è sempre un po' presente nella moda delle varie stagioni, ma a seconda dell'anno e della stagione va più di moda magari un tipo di stampa animalier rispetto ad altre. Quest'anno in autunno e in inverno sarà pare la stagione del classicissimo leopardato, proprio il leopardato classico nei colori classici del leopardato, che legano tra l'altro benissimo con tantissime tonalità neutre dell'inverno come il cammello, la gamma dei beige, dei sabbia, ma anche i marroni un pochino più scuri fino ad arrivare al nero o al testa di moro stanno sempre molto bene con questo tipo di stampa leopardata. Anche colori vivaci come il rosso o l'arancio brunito che indossiamo magari per dare un tocco di colore ai nostri outfit più caldi può stare molto bene con questo tipo di stampa. Quindi ecco, se già avete qualcosa sfruttatela, se ancora non avete niente perché non investire anche soltanto magari in un foulard, una sciarpa, un accessorio che dà subito un tocco in più a tanti nostri outfit. Infine l'ultima tendenza è in realtà un classico, ma quest'anno pare che impazzerà in tutte le fogge, in tutte le lunghezze, ed è la classica camicia bianca. Anche per la camicia bianca trovate già un intero video dedicato qui sul mio canale, per cui cercatelo, ve lo linko sotto se lo trovo, perché vi proponevo tantissimi abbinamenti. Quest'anno la camicia bianca sarà un'assoluta protagonista dell'autunno, abbinata in tantissimi modi diversi, anche sotto i maglioni per magari le giornate già un pochino più fredde, per cui se le avete tiratele fuori, indossatele. Se pensate che il bianco bianco, quello proprio candido delle camicie, non sia tanto il vostro colore perché magari non si adatta bene al vostro tono di pelle, naturalmente potete sperimentare con i vari panna, bianco latte, avorio e via dicendo, perché ognuna ha una sfumatura di bianco che assolutamente le rende giustizia, quindi basta trovare la propria e poi il gioco è fatto. Comunque una camicia bianca o appunto panno avorio secondo me ci vuole in ogni guardaroba. Ecco, queste sono 10 tendenze facili assolutamente di attualità che impazzeranno questo autunno inverno, che vedremo tantissimo anche sulle strade indossate dalle donne più eleganti, per cui ecco, se già le abbiamo io consiglio sempre prima dare un'occhiata nel proprio guardaroba e tirare fuori tutto quello che va di moda per poterlo avere ben sotto gli occhi e quindi sfruttarlo al massimo quando sarà il momento, oppure decidete se non sia il caso di fare un po' di shopping, perché a comprare qualcosa di nuovo e di fresco all'inizio di ogni stagione secondo me è una mossa sempre saggia anche sul piano finanziario, perché ci aiuta a sfruttare molto di più quello che abbiamo già, quindi alla fine risparmiamo facendo un po' di shopping saggio e mirato. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito senz'altro qua sotto in descrizione a dare un'occhiata anche ai miei corsi manuali, perché trovate tantissimi spunti per creare nuovi outfit, e poi naturalmente iscrivervi a questo canale e accendere anche la campanella per non perdervi i video che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Ciao!